Benvenuti a questo video tutorial dedicato all'integrazione di un trasmettitore di peso multicanale TLB4 all'interno di una rete di comunicazione Ethercat gestita da un PLC Omron. Il setup utilizzato si compone di un PLC Omron modello NJ301 e di un trasmettitore TLB4 Ethercat. Per lo sviluppo e la gestione del progetto è utilizzato il software Sysmac Studio versione 1.25 prodotto e distribuito da Omron. La documentazione richiesta per la procedura di integrazione è composta dal manuale protocolli per strumenti TLB4 e dal file ESI specifico per TLB4 Ethercat. Tutta la documentazione è a disposizione dei clienti LAMAS sulle pagine del sito dedicate agli strumenti proposti. Passiamo ora alla interfaccia di Sysmac Studio, dove un progetto è già aperto. Accedendo alla sezione Configurazioni e Impostazioni e doppio clic sulla voce Ethercat, è possibile osservare la struttura della rete definita. Al momento è previsto solo PLC, che svolgerà il ruolo di master. Operazione necessaria per poter includere lo strumento TLB4 in questa rete è l'importazione del file ESI dello strumento all'interno del catalogo del software Sysmac Studio. Per procedere, clic con tasto destro sul simbolo del PLC e selezione della voce Visualizza libreria ESI. Nella finestra che si apre sono elencati i dispositivi presenti attualmente nell'archivio. Sul fondo della finestra sono riportate le istruzioni necessarie per aggiungere nuovi dispositivi. Nello specifico, aprire la cartella cliccando sul link evidenziato e copiarvi all'interno il file ESI dello strumento TLB4 Ethercat. La procedura di importazione si completa a seguito del riavvio del software Sysmac Studio. Completato il riavvio del software e riaperto il progetto, nelle caselle degli strumenti a disposizione aprendo la scheda Ethercat risulta disponibile il dispositivo TLB4 Ethercat. Trascinare il simbolo all'interno della scheda Ethercat per inserire un'istanza del dispositivo nella rete che si sta progettando. Una volta a disposizione nella rete, selezionare il simbolo dello strumento TLB4 per accedere ad una serie di parametri tramite la finestra a fianco della scheda Ethercat. Tra questi è possibile impostare il nome che identifica lo strumento all'interno del progetto e l'indirizzo, parametro utilizzato dal PLC per riconoscere lo strumento nella rete fisica. Nel progetto impostiamo un valore pari a 2. Per ottenere un corretto funzionamento della rete fisica, è necessario che l'indirizzo del dispositivo fisico coincida con quello appena definito nel progetto. Per procedere con la configurazione di questo parametro, occorre verificare che il PLC sia acceso e connesso al PLC tramite cavo USB e che lo strumento TLB4 sia acceso e connesso alla porta Ethercat del PLC. Passare alla modalità online cliccando sull'apposita icona. A seguire, tasto destro sul simbolo del PLC e selezione della voce Scrivi indirizzo nodo slave. Si apre una finestra che mostra i dispositivi riconosciuti dal PLC come connessi alla propria porta Ethercat. Il TLB4 è presente, ma con indirizzo pari ad 1. Impostare il valore corretto 2. Confermare la scelta e cliccare sulla voce Scrivi. La finestra che si apre avverte che la modifica dell'indirizzo sul dispositivo si concluderà solo a seguito del riavvio. Ultimo passaggio al fine di ottenere la comunicazione è l'operazione di sincronizzazione. Dalla condizione di funzionamento online, cliccare sull'icona specifica. Dopo una serie di elaborazioni, una finestra si apre mostrando i risultati del confronto tra il progetto e la configurazione caricata attualmente sul PLC. Cliccare su Trasferisci a controllore per iniziare il trasferimento del progetto realizzato al PLC.
Conclusa l'operazione, è possibile verificare la corretta comunicazione tra PLC e strumento aprendo la scheda Mappa I/O. Espandendo la tab relativa allo strumento TLB4, è possibile controllare i dati scambiati tra i due dispositivi. Per questa verifica è utile il ricorso alle pagine della sezione del manuale protocolli dedicata al protocollo EtherCAT. Tra le informazioni a disposizione in questa sezione del manuale c'è la descrizione dei dati scambiati tra lo strumento ed il PLC, suddivisi in due tabelle tra dati inviati in uscita dallo strumento e dati ricevuti in ingresso dallo strumento. Tra i dati inviati dallo strumento sul bus di comunicazione si trovano i valori di peso lordo e peso netto. Questi valori sono trasmessi come numeri interi ed in valore assoluto, includendo le cifre decimali ma senza il punto. L'indicazione del segno per questi due valori di peso può essere ricavata insieme ad altre informazioni dai bit del campo Status Register. Una specifica tabella presente all'interno di questa sezione del manuale riporta il significato assegnato a ciascuno dei 16 bit che compongono questo campo. In particolare individuiamo i bit 7 e 8 come indicativi del segno del peso lordo e del peso netto. Ulteriori segnalazioni includono una serie di condizioni di errori, la condizione di peso stabile, l'indicazione della presenza di una tara applicata al valore di peso lordo e l'indicazione di un valore di peso visualizzato dallo strumento pari a zero. Date queste informazioni, ritornando alla interfaccia di SysMac Studio, risulta semplice individuare i byte relativi a questi valori all'interno della scheda mappa I/O. I primi 4 byte della sezione di input compongono il valore di peso lordo ed i successivi 4 byte il valore di peso netto, in questo momento uguali in quanto nessuna tara è stata applicata. Questi due byte compongono invece lo status register, scomponendo il valore complessivo nei bit che lo costituiscono, risulta possibile andare a analizzare lo stato di funzionamento attuale dello strumento. In particolare si osserva che peso lordo e peso netto sono entrambi positivi e il peso risulta essere stabile. Analizzando invece i dati in ingresso allo strumento, è utile soffermarsi sul campo Command Register, utilizzato per inviare allo strumento codici numerici corrispondenti ciascuno alla richiesta di eseguire una specifica operazione. Sempre nel manuale protocolli è a disposizione una tabella che riporta l'insieme dei codici a disposizione con relativa descrizione dell'operazione associata. A titolo di esempio, è possibile verificare il funzionamento di questo meccanismo utilizzando i codici 7, attiva tara semiautomatica, e 9, disattiva tara semiautomatica. Dalla scheda della mappa I/O identifichiamo i byte corrispondenti al campo Command Register nella sezione Output e scrivere a questo punto il codice 7 all'interno per richiedere allo strumento l'esecuzione della tara semiautomatica. Il peso netto si azzera ed i bit dello status register si aggiornano. Per indicare la condizione di tara applicata e di peso stabile, così come di peso visualizzato, quello netto, pari a zero. Scrivendo il comando 9 si ottiene la rimozione della tara, condizione segnalata opportunamente dallo status register che aggiorna il proprio valore e dai valori di peso lordo
e peso netto che tornano ad essere uguali. Con questo si conclude questo tutorial. Grazie dell'attenzione.